Ritrovati amici e amiche del Titolo TV, siamo in compagnia di Enrico Carso Alvisi, cantante ormai noto anche sulle nostre pagine web del titolo.it del Titolo TV, che ha accettato il nostro invito negli studi del Titolo TV. Ciao Enrico e benvenuto. Donato, sempre un piacere. Penso che questa è la terza volta che ci Sì, vediamo, la no? terza volta, ma spero di vederci anche spesso, perché insomma alla fine è diventato Sicuro. è anche piacevole incontrarti, soprattutto perché tu sei ricco di novità, no? Io vorrei fare, giusto senza andarci a bruciare subito Sì. le tappe, no? Io vorrei fare un discorso. Tu nasci cantante, come nasce la tua carriera? Per quei pochi che non ti conoscono ancora? La mia carriera nasce proprio qua a Bologna. Nonostante io abbia viaggiato tutta la vita per la musica, per la mia passione, carriera musicale, la mia carriera nasce quando io cercai il nostro cantante bolognese Dino Sarti negli anni 80, che era un ragazzo giovane, e lui mi diede ascolto. Mi volle conoscere e mi propose di cantare con lui due canzoni in duetto. E al tempo era l'89. Alla Sala Europa, al Pala Congressi, qui a Bologna, io debuttai, 17enne, con Dino Sarti, duettando con lui. Poi dopo siamo diventati amici, siamo diventati molto stretti. Altri spettacoli, ricordo il Teatro Nuovo di Milano, ricordo il Vittoria di Roma, Riva del Garda, insomma tutta questa bella tournée, bellissima. Infatti non facevo altro, a scuola mi hanno castigato totalmente, però mi sono nutrito di musica e di emozioni. Quindi è iniziata così, Com'è ma stato il tuo debutto? Quando devi si è aperto sapere il che quando palco? io conobbi Dino Sarti, ero comunque reduce da studi musicali, un po' pianoforte, il canto mi piaceva tantissimo, quindi ero molto amalgamato dentro. E poi mi piaceva Dino perché riusciva a fare romanticismo con la nostra lingua di allora, Dino, che che è era il stato dialetto. oggi finalmente, no? A Sì, certo, Bologna, idolatrato, perché gli è stato dedicato una piazzetta. Insomma, alla fine dei conti, Dino Sarti alla fine ha creato, tra l'altro, proprio apro e chiudo brevissimamente una parentesi, Dino Sarti è stato quello che per la prima volta in Italia ha organizzato un concerto in piazza, Piazza perché Maggiore, non si 14 facevano mai, agosto, non si è facevano nato mai. tutto da lì, è Poi ha stato il preso il primo, piede. certo, sono state se non erro 11 o 12 edizioni. A partire dal 74, io nel 74 ero appena nato, però siccome io sono stato erede di Dino Sarti, nel senso quando lui ci salutò, lasciò un testamento dove mi lasciò tutto, io tutte queste registrazioni di Piazza Maggiore 14 agosto, tutti i suoi scritti, tutte le sue cose personali, quindi è stata proprio oltre che un'opportunità artistica, un'amicizia, nonostante ci fosse una grande differenza d'età. Era proprio una connessione tra me e questo artista che era sempre presente. Io stavo a casa sua, vivevo a casa sua, lui viveva in Brianza, Carimate, perché era vicino agli studi di Milano. Ecco, non amava stare in centro, però aveva questa villa molto bella sul golf di Carimate e lì abbiamo passato dei momenti bellissimi. Lì ci siamo emozionati, abbiamo parlato, gli ho raccontato, mi ha raccontato. Sono tutte esperienze inspiegabili queste, che però alla fine ti lasciano nel cuore qualcosa. Che poi mi ha aiutato anche dopo, ecco. È anche vero che è la vecchia scuola, perché io poi adesso mo raccontandomi queste tue esperienze, no? Facciamo un parallelismo con quello che è oggi il talent, no? Alla fine Certo. dei conti vedi che se uno vuol continuare, il talento è indiscutibile Sì. nell'ambito della musica, ma in qualsiasi ambito artistico, no? Se ce l'hai lo porti avanti. È anche vero che bisogna saperlo consolidare e grazie alle tue esperienze con Dino Sarti ti ha portato a lungo, ormai quanti anni è che canti? Guarda, io ho iniziato a studiare musica, quindi a non cantare, ma a mettere le mani sulla tastiera, che forse avevo 7 anni, non ricordo, più o meno. Mi sono appassionato al canto successivamente, attorno ai 14-15 anni, ma vivevo per quello. Era bellissimo, era come entrare nel mondo di queste canzoni che io amavo, avevo i miei idoli musicali, Frank Sinatra. Avevo Fred Buongusto per gli italiani, canzoni romantiche che mi sono portato dietro per tutta la vita. Dino Sarti, appunto, sempre attratto dal suo romanticismo dei portici, della gente che si baciava per la strada, eccetera, eccetera. E poi ero affascinato dalla musica latina.
La musica latina, ovviamente parliamo degli anni addietro, andiamo indietro adesso un bel po', era ancora più indietro. E mi appassionai a questo cantante brasiliano, grazie a mio padre, che dopo un viaggio in Brasile tornò con degli LP di Roberto Carlos. E questo cantante brasiliano con questa voce bellissima, questa voce molto particolare, questo suo modo di cantare, nonostante io nell'83, mi pare fosse l'82 o l'83, io avevo 10 anni, 11 forse, mi rapì totalmente, non capivo assolutamente nulla del portoghese che parlava. Però vedi che negli anni poi mi è rimasta dentro sta cosa e sono nate le versioni in italiano che io ho scritto. E tra l'altro nei concerti abbiamo visto veramente un gran numero nutrito di pubblico, no? Ma sì, guarda la cosa. Poi si crea quell'energia, quell'alchimia, che sembra quasi un mini Rio de Janeiro, un mini carnevale. Ma guarda, la cosa particolare dei miei spettacoli è proprio questa: hai toccato l'argomento in pieno, è che tocca un attimo tante culture. Tu sei venuto al mio live al Teatro Duse, eri venuto a quello al nuovo di Ferrara prima, e ricorderai che c'era tanta gente. E di tutta questa tanta gente, ovviamente tantissimi italiani, però c'erano tanti latini, brasiliani, spagnoli, un po' tutta la razza latina, sì. Perché ho sempre pensato che durante questi spettacoli volevo rendere omaggio a queste culture, a queste persone che erano lontane da casa, però vivevano in Italia, quindi mi faceva piacere, tanto un po' in italiano, un po' in portoghese, un po' in spagnolo. E questo spettacolo è nato così un po' senza volerlo, ecco, e ha raggruppato tutte queste razze, ricorderai che portavano le bandiere dei loro paesi. Sì, infatti lo stavo ricordando, c'era una comunità multietnica, tra l'altro noi ti abbiamo visto che alla fine, però lo vorrei sapere da te, il rapporto che hai col pubblico, perché alla fine di ogni spettacolo ti abbiamo visto regalare rose, sì. Che io credo che sia uno dei gesti più nobili che possa fare, ma già un uomo ad una donna, ma un artista ringraziando con una forma così fisica le rose. Come nasce quest'idea di regalare le rose al pubblico? Io credo che tutto ciò che entra nel cuore in una forma diretta, senza filtri, sia la base per poter esprimere le proprie emozioni, il proprio amore. E la rosa la vedo come un dono che io faccio al mio pubblico, indifferentemente che sia un ragazzo o una ragazza. Sì, l'abbiamo visto, parliamo di un amore superiore, insomma, perché loro mi danno tanto. Ho avuto tanto, perché quando è partito questo progetto, è venuto da sé, ho acquisito migliaia, migliaia, migliaia di followers, l'idea era piaciuta e io alla fine voglio ringraziare queste persone che vengono ad applaudirmi, e dedicano tanto tempo, vengono anche da lontano, fanno viaggi incredibili per venire ai miei live, voglio regalargli una rosa. Io ogni spettacolo, mi pare che siano 120 rose, 120 rose. Sì, più o meno sì. Quindi alla fine sono 120 rose lanciate dal palco. Che secondo me, ripeto, mi è rimasto molto, perché ne vedo di spettacoli, no? Ringraziare, fare il bis, ma il dono di una rosa... credo che sia veramente importante. Ma poi il bello, mi mandano anche anni dopo, ricevo la mia, vedo una foto, c'è la rosa dentro una bacheca con la data dello spettacolo, la locandina. È molto bello tutto questo, perché vuol dire che lascia veramente dentro un qualcosa di forte, di particolare, e questo è il mio obiettivo, e questo è poter emozionare il cuore della gente con quello che sono le mie emozioni. Io ho guardato, poi tra l'altro ho andato a vedere anche la pagina Facebook, perché è aggiornata di tutto, di più, quindi è impossibile non informarsi su Enrico, e però mi ha colpito, mi sono andato un po' a fare il giornalista, no? Ho spulciato alcune delle tue esternazioni, di cui alcune me ne hanno colpito. Una che dice: se non si lotta per ciò che si desidera, allora non è giusto piangere per ciò che si perde. Amare è breve, dimenticare a lungo. Quanto hai lottato per importi come cantante e che consigli daresti a chi inizia questa carriera? Ma guarda, se tu desideri veramente una cosa, in questo caso essere un musicista o essere un artista, tu devi vivere musica, dormire musica, mangiare musica. La tua vita deve essere quello. Se tu hai le capacità, ovviamente, e hai questa
passione sfrenata per questo da qualche parte arrivi sempre. E questo penso che sia un po' per tutte le cose, ecco. Però io mi ricordo, adesso magari sono anche un po' più distratto da altre cose perché ho la vita piena di tantissimo che devo fare, ma io in giovane età vivevo così. Io dal momento in cui aprivo gli occhi al momento in cui sognavo era sempre musica, era sempre la stessa cosa. Io ho vissuto per la musica e per l'arte, io ascoltavo una canzone e mi commuovevo, e poi la riascoltavo e mi commuovevo ancora di più, e poi la prendevo, magari facevo il testo in italiano, iniziavo già, pensa, quando io abitavo a Los Angeles, che sono stato tanti anni, dove io cantavo nei night, ero un gradito cantante da night, io amavo prendere le canzoni di Dino Sarti, che eravamo in stretto contatto, e facevo le versioni in inglese, quindi facevo il contrario. Hai capito? E io trovavo l'inglese molto più vicino al dialetto nostro che all'italiano, perché erano sia l'inglese che il dialetto due lingue piene di metafore, piene di modi di dire, eccetera, eccetera. E questa cosa mi ha dato una carica enorme, hai capito? Poter fare il Biasanotte di Bologna, che era diventato il Mr. Knight, e poter parlare di riflesso sul posto dove io vivevo, raccontare questi nottambuli, chiamiamoli così. E quindi sai, tu devi viverlo continuamente, non puoi avere altre distrazioni. Un'altra frase che mi ha colpito è: ci vuole un attimo per notare una persona, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, ma non basta una vita per dimenticarla. Vediamo un po' anche nel tuo personale, chi non hai mai dimenticato nella tua vita? Sarti l'abbiamo capito, Dino Sarti. Beh, ovviamente se vogliamo escludere diciamo gli esponenti della mia famiglia, certo, che non ci sono più, e che quello è scontato, ma situazioni e persone, logicamente, sì, Sarti è stata parte essenziale della mia vita dal punto di vista sia artistico che umano. Ci sono state persone che hanno lasciato il segno dentro di me, che mi hanno voluto bene, che hanno nutrito per me un certo sentimento e magari io non lo nutrivo nella stessa misura per loro, ma questo non vuole dire, è quello che la gente ti dà e tu magari non riesci neanche a corrisponderlo, certo, però ti lascia comunque dentro e te ne rendi conto negli anni un qualcosa che ti porta a migliorarti, però io penso che la vita sia poi un'evoluzione, noi viviamo per poter migliorarci. E attraverso le nostre esperienze, che dobbiamo cercare di renderle positive, dobbiamo arrivare a un livello superiore rispetto a quello che eravamo prima. E questo nella vita, nel lavoro, nel rapporto con gli amici, nel rapporto con la famiglia e con tutti. Io l'ho sempre vista così. E sai che una parte di noi, no? Noi uomini, sì, mantiene una parte femminile, no? La parte femminile, sì, del suo sesto senso. E nella vita a volte capitano delle slide indoors, no? Tu ti fidi più dell'istinto o della razionalità? O allora, un po' e un po'. Io sono una persona molto sensibile. Non lo dico io, lo dicono chi mi conosce. Beh, un quindi, cantante, uno che ho grande il mio istinto è sempre comunque guidato da un qualcosa che è vero. Rari casi a parte, quindi se io sento un forte istinto, perché magari l'istinto posso anche non sentirlo, e se non lo sento vuol dire che non c'è l'interesse per quella cosa, ma se lo sento forte, se io esco con una bella ragazza, io sento se è il caso di approcciarla oppure no. Okay. Per quello non ho mai ricevuto dei no dalle donne, okay, perché se io capisco che non chiedo neanche. Sì, beh, certo. No, è anche la sensibilità. Hai capito? Giusto. Allora, io riesco sempre a percepire se è il caso di buttarsi oppure no. E questo è un dono di natura, non è che ci ho lavorato, sono sempre stato così, ero così quando andavo a scuola, che ero turbolento, e capivo quando era il momento di fermarsi prima di essere cacciati fuori dalla porta. Ecco. A me capitava l'opposto, io non l'ho mai capito e spesso e volentieri aiutavo il preside in presidenza, vabbè. Poi, vedi. Però per una questione di slide indoors nella vita mi è toccato tutto quello che non studiavo da ragazzino, mi è toccato studiarlo da grande, dopo, ancora oggi. Però io riuscivo sempre in qualche modo a essere, non dico perfetto, ma essere sempre a tempo con quello che doveva succedere. Poi non so se ho soddisfatto la tua domanda oppure no, ecco. Questo anche nell'ambito musicale. Allora, io ti faccio una domanda che ho sempre posto a tanta gente che crea, che siano scultori, musicisti, cantanti, attori e quant'altro. Chi opera nell'ambito dell'arte, no?
A volte ti sembra di creare un qualcosa, rileggerla dopo poco tempo, anche dopo un anno, e porti la domanda: ma sono stato veramente io a scriverlo? Come se noi fossimo, perché io ho dato una spiegazione, sì, e non vorrei influenzarti, no? È possibile che noi, chi crea, no? Chi scrive, sì, chi ha nel mondo dell'arte questa forma di ispirazione, possa essere una radio trasmittente e magari sono già scritte quelle cose lì e non facciamo altro che captare il segnale, siamo bravi, perché capita che se ti distolgono poi il segnale lo perdi e perdi, sì, l'ispirazione. Potrebbe essere una chiave di lettura questa. Ma guarda, non mi è mai capitato, forse non ci ho mai fatto caso anche. Quindi ti dico, faccio un po' fatica a rispondere a questa domanda perché non riesco a entrare proprio in una situazione che mi ricordo di me, che mi sono trovato con questo pensiero, questa situazione. Certo può succedere, dipende anche molto dal modo di sentire le cose di un artista. Io cerco sempre di utilizzare il passato come esperienza e il presente come evoluzione delle cose, delle canzoni, dei miei modi di pensare, eccetera, eccetera. Quindi è vero che sono legato al passato, ma sono legato come esperienza che ho fatto. E utilizzo il passato per potermi spianare la strada in futuro. Okay. E io istintivamente ho sempre ragionato così. Io non voglio farti la domanda se scrivi prima le canzoni, poi le componi musicalmente, perché è la classica banale domanda che uno dice. Ma tu hai un contesto, una tua metodologia, oppure a volte le canzoni cadono dal cielo e ti devi fermare un attimo? Perché... Ma sai come ho scritto i testi, quelli delle canzoni che hai sentito tu? Io ho sempre viaggiato molto in macchina, perché amo diverse mete, sì, quindi canticchiando in macchina. No, finito con tutto, con la vita, puoi trovare la frase giusta, hai capito? E poi magari mandavo un messaggio vocale a un numero, un altro mio numero, per ricordarmi quello che avevo detto, e i miei testi sono nati così. E poi dopo, ovviamente, con calma, evolverlo, metterlo per iscritto, modificare quello che c'era da modificare. Però nei miei viaggi, siccome ho sempre viaggiato molto da solo, musica e testo, ma no, le musiche sono già esistenti, perché sono versioni in italiano, parliamo perlomeno di questo progetto Amor Senza Limite e quello che ho fatto prima, progetto Emozione, sì, infatti, di Roberto Carlos, di questi due progetti, esatto. Quindi le canzoni esistevano già, io dovevo farci un testo che conteneva l'impatto emotivo della canzone, però con le parole mie, giusto. Quindi io nei miei viaggi avevo questa melodia in testa e mi canticchiavo con le rime giuste, la nota giusta e la parola, la rima esagerata, no, non va bene, però ho passato ore e ore e ore viaggiando, scrivendo tutte queste cose, magari da Bologna a Spezia in 2 ore, magari avevo buttato giù il testo di una canzone, hai capito? Sì, ci sono nato così, non mi sono mai concentrato con carta e penna. No, anche perché vogliamo spiegare un attimino a chi hai la forma dell'ispirazione, non è che è un pulsante della corrente, certo, elettrica, della luce, uno accende, spegne. No, ci sono stati periodi che non ho scritto anche per tanti mesi, per anni, non dipende, adesso ho ricominciato. C'è un'eruzione, è come se noi fossimo delle spugne, no, che assorbiamo, sì, poi a un certo punto facciamo il pieno e dobbiamo espellere. Chi ascolta questo intervento saprà che dipende molto l'emozione, che io ripeto sempre, ho dato anche il titolo al mio spettacolo di prima, progetto Emozione, l'emozione ti porta sempre ad esternare. Se tu hai un periodo che non provi molte emozioni, non esterni nulla. L'emozione ti porta sempre ad esternare, ti porta a parlare, ti porta a provare, alla curiosità anche di elaborare quello che non è magari quello. Un'emozione può essere più intensa, meno intensa, ma anche negativa. Certo. Quindi se passiamo un periodo che è vuoto di emozioni, secondo me non andiamo da nessuna parte, specialmente, logicamente, nel settore artistico. Ecco. Allora, noi abbiamo parlato del progetto, sì, appena terminato, ci parli del nuovo? Allora, sì. E soprattutto nuovo... dove ti vede coinvolto, perché comunque c'è qualcosa che si sta evolvendo. Certo, Amore Senza Limite è il proseguo del progetto Emozione, che è stato per diversi anni, come tu sai. Sì. Amore Senza Limite perché? Perché è il titolo di una nuova canzone che uscirà a breve in un album musicale di, se non erro, 12 o 13 canzoni.
appunto di Roberto Carlos, dei quali io mi sono occupato dei testi in italiano e alcuni in spagnolo anche. Okay. E Amore senza limite, perché comunque l'amore è senza limite, se no non è amore. Giusto. Secondo me. L'amore senza limite è questa canzone che è una ballad country dove c'è chitarra, basso, un po' di pianoforte e archi, parla appunto di questo, di quello che è l'amore senza limite in una maniera gioiosa però. E io spesso parlando d'amore si cade molto nella tristezza del distacco. Io invece sono più per la gioiosità dell'amore nei miei pezzi. Sì, infatti i testi, ecco, italiani in gran parte parlano di vicissitudini, esatto, che sia abbastanza tristi. Io se penso, no, alle mie canzoni, te pensi a questo tipo sono io, tu pensi ad Amore senza limite che non conosci ma sentirai ovviamente, a Bestia ferita, dove è una storia, Bestia ferita tra due ragazzi, un uomo e una donna, che non va a buon fine, però alla fine c'è sempre l'ottimismo dentro, che è quello che a me mi dà quelle farfalle nello stomaco, diciamolo così, per avere questa personalità, ecco. Tu il prossimo spettacolo, a breve, quindi andate subito a comprare i biglietti perché i posti stanno terminando. Sì, è vero, per fortuna. Perché Enrico ha questa particolarità, appena mette un post su Facebook c'è tutta una massa di gente, il tuo pubblico, il tuo magnifico pubblico, che fa la corsa a comprare il biglietto. Il prossimo spettacolo lo vedremo a Ravenna, no? A Ravenna, è sempre stato un mio desiderio poter fare uno spettacolo in Romagna. La Romagna è un posto che io amo molto, non tanto per la Romagna ma per i romagnoli, sì, sì, che è gente che hanno secondo me una marcia in più, ecco. Adesso non voglio sottovalutare nessuno, sì, non nessun italiano, ecco, tra però l'Emilia e la Romagna, però, perché se non il romagnolo mi è sempre stato simpatico, sì, ecco, diciamola così. E Ravenna è una città che a me piace molto, una città, avrei potuto scegliere Faenza, però è venuto Ravenna perché c'è questo teatro Rasi. Sommo Dante, esatto. Conti. Però con questo voglio dire, potrebbe essere stata qualsiasi altra città della Romagna. Ho avuto questa proposta dal teatro Rasi, che è un teatro che è molto intimo, molto suggestivo, e allora ho detto facciamolo, e poi non è troppo distante da Bologna, quindi tanta gente può venire da Bologna, certo. Abbiamo organizzato anche una navetta che porta le persone che non ha voglia di guidare di notte, aspetta, poi porta indietro. Tutte queste ci sono info, andate sulla sua pagina tre di Facebook, posti ancora disponibili, poi dopo ognuno venga con le sue gambe o con le sue ruote, però altri tre posti penso, se non ricordo male, ci sono. E il teatro Rasi, quindi, e sarò accompagnato da tutti i miei musicisti, tra cui anche la romagnola Roberta Montanari, che è la mia vocalist ormai da diversi anni, che io sono sempre felice di lavorare con lei, a fianco di Laura Zoli, anche lei romagnola, e così insomma l'unione anche di questi ragazzi che mi seguono è una cosa che mi dà tanta soddisfazione, mi riempie veramente il cuore d'amore e di poesia, ecco, vedere tutti i miei musicisti che partono. Sembrate tutti una famiglia. Sembriamo una famiglia, sono venuti alla Spezia, abbiamo fatto uno spettacolo bellissimo a Sarzana in un teatro da mille una notte, il teatro Impavidi, sembra di essere dentro a Versailles, è bellissimo, e sono venuti tutti, sono partiti la mattina all'alba, hanno lavorato tutto il giorno, abbiamo fatto uno spettacolo bellissimo proprio dal punto di vista anche musicale, perfetto, bellissimo. Dopo hanno riposato, il giorno dopo sono tornati, portano tutti nel cuore un bel ricordo. E questa famiglia che tiene unito il progetto Amore senza limite, è questa grande famiglia che per me sono tutti delle persone essenziali, e io li ringrazio anche pubblicamente perché grazie a loro io sono qua. E noi ti ringraziamo perché vedere Enrico così sempre nei nostri studi del Titolo TV, insomma, è sempre un piacere, ma è anche un piacere mio personale rincontrarti tutte le volte, perché mi dai una carica di energia che francamente oggi in questi contesti, poi siamo insomma alla fine, è un periodo che usciamo dalla pandemia, abbiamo voglia, sì, di sorridere, abbiamo voglia d'amore, sì, abbiamo voglia di abbracciarci. E non dimenticate, andate sulla pagina Facebook di Enrico Carso Alvisi, tutte le info le trovate lì, e correte perché i biglietti finiscono. Grazie ancora Enrico. Donato, grazie, è sempre stato un piacere, lo è anche oggi, davvero, un abbraccio, grazie Donato. Saluto a tutti. Ciao, a presto, ci vediamo a Rasi di Ravenna. Ah, non abbiamo detto la data. Giusto. Venerdì 19 gennaio, quindi ragazzi, su Live Ticket, l'acquisto degli ingressi,
pagina Facebook, l'ha detto Enrico Carso Alvisi, oppure Enrico Carso Progetto Emozione, e il sito web enricocarso.com. Bene. Grazie. Ciao.